che fermare le auto per 8 ore sia la soluzione ottimale del problema, né il Comune di Torino, che in questi anni ha investito su mezzi pubblici non inquinanti e teleriscaldamento e ha puntato sulla riduzione nel quotidiano del traffico in città, né le associazioni ambientaliste. Per gli ecologisti, che oggi pomeriggio per sensibilizzare i torinesi hanno organizzato un flash smog in Piazza San Carlo, sono un'occasione per scoprire che dell'auto si può fare a meno. Sono necessarie delle misure strutturali. Ovviamente la Domenica Ecologica incide solo in minima parte nell'abbattimento delle polveri, ma è un forte messaggio culturale e quindi crediamo debba essere difesa e integrata con tutta un'altra serie di interventi di promozione della mobilità sostenibile. Ed è stata questa l'ultima domenica di campagna elettorale per le primarie del centro-sinistra, che sceglie il candidato sindaco di Torino, sempre più acceso.